Allora, torniamo a occuparci di Santo Pietro. Santo Pietro domenica prossima sarà teatro di un'iniziativa messa in atto dall'Associazione Pro Santo Pietro, che già la volta scorsa avevamo trovato sotto l'egida di un gruppo di volontari, come si chiamava? Un comitato Pro Santo Pietro. Oggi si sono costituiti in un'associazione, appunto. L'associazione Pro Santo Pietro. Benvenuto al presidente, l'architetto Fabrizio Alparone, buonasera, e benvenuto al vicepresidente Giovanni Internullo. Buonasera, grazie di essere qui con noi, in compagnia della dirigente scolastica della preside Antonella Satariano dell'istituto IPSIA di Caltagirone e dell'alberghiero di Mineo. L'ho semplificata così, io non sono molto Sezione bravo. staccata Sezione dell'Alberto di Mineo. staccata Sì, sì. dell'IPSIA Carlo Alberto della Chiesa Sì. di Caltagirone. Benvenuti, grazie di essere qui con noi. Allora, cominciamo Grazie. subito a capire che cos'è questo Santo Pietro, Borgo del Gusto, che domenica vedrà teatro praticamente questo sito molto importante che ultimamente sta tornando con molta prepotenza, diciamo, all'attenzione di diverse associazioni, di diverse iniziative. E perché no? Anche di diverse imprese che ne hanno fatto e credo che sia giusto, no? Bene. L'altra sera ne abbiamo avuto, ma anche sarà replicato anche nel corso di questa puntata di stasera con Gianfranco Daino, con la sua azienda, che il cuore, l'anima, le radici ce l'ha proprio dentro la riserva di Santo Pietro con il suo Suber. Allora, architetto Alparone, come siete arrivati intanto a costituirvi legalmente, giuridicamente anche come Sì, associazione? abbiamo Quanti costruito. sono ci faccio un quadretto un po' di tutta la vicenda. Sì, allora, abbiamo costituito l'associazione un paio di mesi fa. L'associazione è formata oltre che da me, da Giovanni Internullo, da Giovanna Regalbuto, da Luigi Iudicelli, da Rosario Sciuto e da Nicolò Lopiccolo. Questo, diciamo, è il comitato fondatore, il comitato direttivo. Qual è l'obiettivo dell'associazione? Qual è? Cercare di promuovere sotto diversi punti di vista il territorio di Santo Pietro. In passato ci siamo interessati di promuoverla dal punto di vista sportivo, ma anche artistico, con artisti di strada che hanno fatto tutta una serie di rassegne particolarmente riuscite. Questa volta invece vogliamo provare a far conoscere, a promuovere le aziende che insistono sul territorio di Santo Pietro, le aziende e parlare contestualmente di quello che è il ritorno a un'alimentazione naturale, a un'agricoltura biologica. Per promuovere le aziende del territorio, l'idea era quella di fare conoscere anche quello che è la nostra tradizione culinaria. Riuscire a organizzare questo chiaramente non era facile. Siamo però riusciti, grazie all'intesa e alla collaborazione che abbiamo avuto con la dottoressa Satariano e quindi l'Istituto Professionale IPSIA di Caltagirone, a riuscire a organizzare una giornata che diciamo, ha come scopo, come fine, quello di appunto parlare del nostro territorio sia dal punto di vista della produzione agricola ma anche della tradizione culinaria. La giornata come si svolgerà? Si svolgerà attraverso i prodotti che le aziende stanno fornendo, stanno mettendo a disposizione. Le signore del territorio prepareranno dei piatti della tradizione locale. I ragazzi invece dell'alberghiero rivedranno questi piatti che fanno parte della nostra tradizione, però sotto una chiave di lettura più contemporanea, più moderna. E devo dire, è un'iniziativa che ci sta piacendo molto e sta stimolando molto sia i ragazzi, ma anche le signore, che devo dire sono tante quelle che stanno manifestando la loro disponibilità a dare questo contributo. Quindi la parte pratica che si svolgerà tutto, questo laboratorio si svolgerà tutto all'interno delle cucine che la ditta La Pineta, la pizzeria La Pineta, sta mettendo a disposizione per organizzare questa giornata. A corollario di questo aspetto organizzativo ci sarà una parte. Congressuale forse è una parola grossa, sarà un momento di dibattito, di discussione
dove appunto si discuterà di agricoltura biologica, si parlerà della storia della cucina tradizionale del Calatino, e questo grazie al contributo importante che diverse associazioni ci stanno dimostrando aderendo a questa iniziativa. Certamente l'Accademia Italiana della Cucina ha subito sposato la Certo. nostra iniziativa con molto piacere, anche i musei civici stanno aderendo, e ci sarà il dottore Domenica Moroso che appunto parlerà della tradizione culinaria del nostro territorio. Ma ci saranno interventi anche del dottore Nicotra della SOAT di Caltagirone, del dottore Gianfranco Venora della Stazione Sperimentale di Granicoltura, e ci saranno anche interventi da parte di nutrizionisti. La cosa però che ci piace di più qual è? Che oltre l'aspetto, come dire, culturale in generale dell'evento, c'è anche l'aspetto della promozione delle aziende del territorio e di fare vedere come vi sono delle realtà che stanno avendo ottimi risultati e quindi, visto che stiamo parlando di un rapporto che si sta facendo con la scuola, provare a fare passare il messaggio che per i giovani soprattutto, che il settore questo dell'agricoltura può essere un settore interessante su cui puntare, perché già ci sono delle aziende che su questo stanno avendo notevoli risultati e riscontri. Per cui ci sarà la partecipazione di Gianfranco Daino, come ha detto poco fa lei, con il suo vino che è stato riconosciuto come miglior, Gianfranco Daino è stato riconosciuto come miglior vignaiolo Ecosostenibile. ecosostenibile. Ci sarà, questa è una bellissima chicca, un'azienda, birrificio di Milia, che è l'unica azienda in Sicilia e forse in Italia che produce birra non dal malto d'orzo, ma dal grano antico Timilia, che è un grano importante di cui parlerà Lì è molto. nel Nesseno, se non sono sbagliato, In questo mi no? cogli No, no, impreparato, è. ma credo che faccia parte proprio del nostro territorio. Però mi cogli impreparato. Sarà il dottore Bravo, sì. Gianfranco No. Venora, sarà il dottore Gianfranco Venora della Stazione Sperimentale di Granicoltura che parlerà in maniera approfondita perché tornare a questo tipo di grani, di farine, l'importanza che ha, assieme alla nutrizionista, la dottoressa Barletta, scusate, che appunto parleranno delle peculiarità, delle proprietà di questo tipo di grano. Ci sono anche delle aziende che stanno mettendo a disposizione questi grani antichi e le signore e l'istituto alberghiero prepareranno i piatti utilizzando queste farine antiche. E poi ci sono anche altre aziende, una trattante ad esempio è l'azienda di Michele Russo, Fichi d'India Caudarella, che hanno una produzione biologica, ma soprattutto sono dei ragazzi, Michele in particolar modo, il dottor Michele Russo, che ci parlerà della permacultura, che è un. Cos'è la permacultura? La No, no, permacultura no, è. no, non voglio mettere in difficoltà. Allora, io posso andare Potrei solo. farmi gli affari miei, vero, professoressa? No, è. Sono i suoi affari. Guarda. Siccome ognuno di noi ha, come dire, delle Capisco, chiedo competenze, e scusa. sicuramente Giovanni Internulli in questo potrà essere molto più esaustivo di me. Nella sintesi è fare agricoltura senza utilizzare prodotti biologici. Mi basta questo, dai, va bene, Però, se andiamo ho avanti. superato Non parlo l'esame, più. va bene. Per arricchire, quindi dopo la parte questa congressuale, si andrà a vedere nel frattempo quello che le signore e i ragazzi dell'Istituto Alberghiero stanno preparando come cibi. Però, ecco, siccome siamo dell'idea che quando si organizza un evento bisogna stimolare la curiosità un po' di tutti, perché se l'obiettivo deve essere vivere Santo Pietro, ci devono essere più cose che devono destare curiosità. Ci è piaciuto la partecipazione a questa iniziativa del quartiere Canali, quartiere, scusate, Canali giusto di Piazza Armerina, del Palio di Piazza Armerina. Cioè ci saranno i figuranti del Palio di Piazza Armerina che faranno un corteo, saranno 30 figuranti che verranno. E questa, ad esempio, è un'iniziativa che ci è piaciuta molto perché
Premetto questo, tutto quello che stiamo facendo lo si sta facendo a costo zero, qua non è stato chiesto nulla, non abbiamo sponsor e tutto questo lo si sta facendo grazie certamente alla partecipazione importante della scuola, ma soprattutto grazie al contributo di persone che apprezzano l'iniziativa e vogliono contribuire, vogliono dare una loro testimonianza, ma perché? Perché nel partecipare, nel fare squadra, nel mettersi in rete, si riescono a creare tutta una serie di rapporti che sono interessanti per sviluppare altri progetti e altre iniziative. E quindi finita il corteo ci sarà la presentazione dei piatti. E alla fine della degustazione di questi piatti preparati ci sarà un altro evento nell'evento, che è questo convegno che tratterà di organizzato dal dottore Alfio Caruso. Parlerà prima c'è il defilé di moda, però. Ci sarà il defilé di moda, dimenticavo. Cioè, prima, Io non me lo dimentico. Dimenticavo. Avanti, questo quindi. Del defilé di moda è stata una cosa bellissima che è nata assieme alla dottoressa Satariano. Perché loro hanno questa risorsa. Fissato tra le 15:30 e le 16. Sì, l'Istituto di Moda è un'opportunità enorme per il nostro territorio. E allora loro hanno realizzato dei vestiti molto belli. E la particolarità di questi vestiti, e per questo l'abbiamo inserito nel programma, è che hanno degli accessori fatti col sughero e quindi il discorso di Santo Pietro, chiaro, produzione di sughero, eccetera, certo. Così come Gianfranco Daino, ci sono anche quelli di abiti storici, per cui ci è piaciuto molto questa cosa, cioè parlare di Santo Pietro dal punto di vista della produzione alimentare, ma anche delle varie sfaccettature, delle varie realtà che ci sono. Quindi ci sarà poi la presentazione di questi studi, di queste ricerche fatte dal dottore Alfio Caruso, che parleranno da Mussolinia all'aeroporto di Santo Pietro. E ci saranno gli interventi del dottore Vincenzo Firrarello e una parte che secondo me è molto interessante, è quella sviluppata dall'architetto Carla Seminerio, che proietterà le immagini in 3D del progetto di Mussolinia dell'architetto Fragapane. Che questa è una cosa sì nuova e devo dire molto molto interessante. Professoressa Satariano, ecco, l'impegno dell'Istituto Statale d'Arte, no, non è istituto, ISIS, che vuol dire istituto? Istituto di Istruzione Superiore. Istituto Superiore. Carlo Alberto della Chiesa, ecco, questa trovata. Vedo che la sua scuola praticamente non perde occasione per autopromozionarsi in tutte le occasioni, ma lo dico come plauso, dico questo, grazie, perché grazie. Questo vuol dire che le diverse dinamiche, gli diversi indirizzi, il termine giusto è indirizzi, gli indirizzi che la scuola offre praticamente sono molteplici, diciamo, per cui trovano corrispondenza. La sfida è quella di metterli in rete. E infatti anche questo, per questo motivo non solo l'alberghiero ma il settore moda, certo, che non è solo sfilata ma è anche tovagliato e anche il settore meccanico, elettrico e vengo a precisare che una cosa, più che autopromozione, ecco, io la promozione l'ho detto in senso buono, no, la ringrazio, anzi mi lusinga, devo dire veramente lusinghiero. È però, sempre presente l'istituto in questo senso. Quello che è bello è che l'alternanza scuola-lavoro, intesa come entrare per davvero in contatto con un territorio reale, sto notando che sta facendo radicare delle relazioni concrete. Per cui è un continuo scambio che è proprio quello che per un professionale, io credo, o è così o non non è, perché per davvero questi ragazzi devono essere posti al centro di relazioni, come vede, reali, certo, e che diventano anche relazioni reali di occasione di lavoro, certo, quindi occasioni reali di formazione che per giunta possono anche diventare tranquillamente occasioni di future. Credo che il fine prioritario è questo. Di un professionale, sì, diversamente non è, o è così o non si riesce, sta avendo successo questa impostazione. Anche perché il territorio è vitale, è vivo, non è vero che bisogna rompere questo schema la gente, veramente i ragazzi li sta rendendo protagonisti. Io di questo, l'aver raccolto questo appello è qualcosa che
del quale sono profondamente grata. Quindi questo taglio capisce bene che è un po' diverso dell'autopromozione, certo, è vero, c'è stata questa fase, ma devo dire che è adesso che era normale, ma devo dire che grazie, io infatti ringrazio di questa proposte di protocollo d'intesa. Prima era un po' cercarli, certo. Adesso mi stanno continuamente pervenendo proposte spontaneamente di protocolli d'intesa. Quindi noi facciamo il filtro un po' sull'offerta formativa che noi abbiamo deliberato in collegio dei docenti. Quando si sposa con la proposta di protocolli d'intesa, allora andiamo subito a muoverci. Il motivo per cui in questa occasione ci stiamo sentendo di aderire. Beh, intanto per lanciare il nuovo indirizzo di produzione artigianale che si è aperto l'anno scorso nel nostro istituto, appena l'artigianato ceramico, no? Appena ho sentito parlare di promuovere il Bosco di Santo Pietro, chiaramente ben si coniugava con questa realtà, perché nella nostra offerta formativa vogliamo, oltre all'aspetto professionalizzante, puntare su quello formativo. Quindi Bosco di Santo Pietro come luogo della memoria, come luogo affettivo, come luogo della cultura. A Caltagirone basti pensare alla Rusella, che cos'è la Rusella? Infatti, no? Il legame con la ceramica. La Rusella, no? Significa Santo Pietro. Certo. Santo Pietro, Rusella, ceramica. Infatti non, vorrei sottolineare che gli abiti storici che noi metteremo lì nella sfilata non sono abiti storici qualsiasi, e anche per questo abbiamo chiesto come scuola, chiesto veramente, anche lì è stato spontaneo, la contrada che sta partecipando ci ha chiesto, di Piazza Armerina ci ha chiesto, anche questa proposta è stata interessante, di collaborare per l'allestimento di vestiti. A quel punto ho chiesto a mia volta di darci una mano a Santo Pietro, certo. Quindi è stata una cosa bellissima. Questo significa rete. Sì, infatti per questo dico, la scuola è una risorsa enorme, risorsa, soprattutto quando ci sono queste energie, no? È interessantissimo. Certo. Devo dire che sottolineare che gli abiti sono di principi normanni, perché vogliamo far notare ai ragazzi innanzitutto, agli stessi ragazzi che allestiscono gli abiti, ecco perché lo stimolo è formativo oltre che professionalizzante, vogliamo far notare che gli abiti storici sono normanni perché il conte Ruggero era normanno. Cosa c'entrano i normanni a Santo Pietro? E già diventa una rete di territorio, Niscemi, certo. Santo Piazza Armerina diventano già spontaneamente affratellate, perché come la storia, perché la storia erano, che lo... storicamente quindi lo le erano. Capisce che già entriamo facilmente a un altro tipo di formazione, quella civica, quella sociale, quindi non solo professionalizzante, cioè mediante le maestranze, mediante l'azione professionalizzante, già i ragazzi, grazie anche al loro apporto, perché capisce bene che da scuola alla scuola non andrebbe da nessuna parte, però grazie all'apporto di queste reti, di questi protocolli d'intesa, è possibile aiutare i ragazzi a entrare in questa formazione culturale e professionalizzante. Quindi chiaramente il grazie forte, grande, va anche alla Proloco di Niscemi, che si è voluta scommettere con noi nel dare delle ricette antiche. Ci saranno anche delle signore di Niscemi che verranno a dare una mano ai nostri ragazzi, i ragazzi che frequentano l'alberghiero di Mineo, venendo al Bosco di Santo Pietro, apprenderanno ricette antiche, che cosa vuol dire questo gusto dell'antico e cosa vuol dire per la loro professionalità mettere in gioco queste maestranze per fare anche economia, insomma, anche per inserirsi in maniera feconda nel tessuto di una società, anche per cercare un lavoro e per farlo di un certo livello. Anche l'Accademia Italiana della Cucina ha un protocollo d'intesa con la nostra scuola, porterà avanti delle azioni formative per i professori dell'alberghiero di Mineo, il quale sta attraversando un anno veramente affascinante, devo dire, veramente importante. Quindi oltre l'apertura già dall'anno scorso della sezione di artigianato ceramico nella nostra scuola,
che puoi tranquillamente entrare in rete con il designer che c'è già nel nostro territorio, quindi quello che c'è attualmente. C'è quest'altra prospettiva, quella dello sviluppo dell'alberghiero di Mineo, perché il sindaco di Mineo, in collaborazione con la provincia, che si occupa dell'istituto Certo. superiore normalmente, già il 13 di novembre, lo annuncio pubblicamente, ci consegnerà un palazzo nobiliare, Palazzo Na Ballarò. Ringrazio quindi pubblicamente il sindaco di questa scommessa che sta facendo con la scuola, con questo istituto A superiore. Mineo Che, sì, sì, questo, sì, sì. per ospitare la Sì, scuola, no? sì, quindi noi avremo questo palazzo Ballarò a nostra disposizione. Ma la cosa bella è anche che, poiché Mineo è capuana, non ci dimentichiamo, e quest'anno ricorre il centesimo della morte di Luigi Capuana, la nostra scuola sta allestendo all'interno della casa museo di Luigi Capuana un caffè letterario. Quindi già abbiamo il bar, l'abbiamo acquisito, lo andremo a sistemare, quanto prima, proprio a fine mese. Questo significa a Mineo già creare questo spazio, questa offerta formativa, quella di non fare solo il classico alberghiero, ma un alberghiero che sta a sposarsi con la letteratura a Mineo e qui con la natura e con la storia del bosco di Santo Pietro. Ringrazio la signora Salerno, nostra esperta dello Scialimar di Mineo, che verrà al bosco di Santo Pietro, quindi quest'altra rete. La nostra esperta verrà a Mineo ad allestire la tavolata secondo questo gusto appunto della natura. I ragazzi così capiranno che cosa vuol dire far parlare una tavola, perché il tovagliato stesso non può restare neutro, si mangia anche con gli occhi, oltre che Chiaro questo. oltre che con la bocca, insomma, che col gusto. Ed è Sicurissimo. importante questo discorso. Quindi un grazie grande al Palio a questa partecipazione Piazza di Marina. Piazza Armerina, di Niscemi, di Mineo. I ragazzi, così, per quanto mi riguarda, entreranno nel vivo delle dinamiche relazionali fra città. Certo, Cosa che è vuole? Lei importante. capisce che in questa maniera non solo si creano offerte formative, offerte di lavoro reali. Non è raro il caso in cui qualche ragazzo si fa notare, già qualche Chiaro ditta se questo. lo tiene sott'occhio perché i Chiaro. giovani scoprono che risorsa Diventa quasi sono. una vetrina, dai. E poi devo dire che c'è un'offerta formativa nell'offerta formativa. Guardare noi adulti che ci relazioniamo. Le ditte, le aziende, i loro professori che parlano con queste ditte, con queste aziende, e i ragazzi se ne accorgono subito che cosa vuol dire fare squadra interna alla scuola, mediante tutte le sezioni, ed esterna al territorio. Quindi, come vede, l'aver formalizzato questo protocollo d'intesa ha più di una ragione. E sta funzionando, la formula sta funzionando e quindi Si ringrazio va avanti. veramente Bene, tanto. Giovanni Internullo, vicepresidente dell'Associazione Pro Santo Pietro. Torniamo a All'evento. domenica, all'evento Borgo del Gusto Santo Pietro, domenica. Questo diciamo che è un evento che noi abbiamo immaginato per dare continuità al nostro lavoro. Abbiamo cominciato con la festa che abbiamo fatto il 28 e il 29 giugno per San Pietro e Paolo, Ricordiamo. che ha avuto un discreto successo. È nostra intenzione continuare su questa strada e portare avanti tutta una serie di iniziative rivolte al rilancio del territorio, alla sensibilizzazione, perché è fondamentale che la cittadinanza si stringa intorno al borgo e a Santo Pietro, perché Santo Pietro è una nostra risorsa, è una risorsa di tutti e tutti quanti devono cominciare a lavorare, a pensare e a promuovere quel territorio, perché può diventare una fonte di ricchezza per tutti quanti noi. Noi siamo stati ad un convegno dove ha parlato il presidente della Federparchi nazionale e ci ha riportato alcuni numeri sconvolgenti sui parchi nazionali del Trentino, dimostrando che una riserva, un bosco, un'area protetta può costituire senza dubbio una fonte di ricchezza. Le immagini che ci ha portato dei numeri, un'indagine di Union Camera fatta con i turisti del Trentino,
ha dimostrato che il 14% del turismo che va in Trentino va solo per i parchi, che il 50% dei turisti vanno anche per i parchi e che il fatturato che viene generato da questo flusso turistico si aggira, solo l'IVA generata da questo fatturato è pari al doppio dei costi di gestione dei parchi. Quindi, diciamo, se tanto mi dà tanto. Ora, chiaramente, sarebbe velleitario pensare che Santo Pietro in questo momento possa arrivare a questo, anche perché arrivano notizie sconfortanti un po' da tutte le parti. L'ultima recente che potrebbe diventare preda delle trivelle che sono Se state. ne parla da tanto. Però in ogni caso noi non demordiamo, noi stiamo lavorando, lavoriamo di squadra, però voglio fare una precisazione. Questo evento, grazie allo sforzo organizzativo dell'associazione e al protocollo d'intesa fatto con la scuola e con la professoressa dottoressa Satariano, che è preziosa collaborazione con loro. Questo evento non poteva essere realizzato se non ci fosse stato il contributo delle aziende del territorio che gratuitamente hanno fornito i prodotti necessari per la realizzazione di questo evento. E quindi, se lei mi permette, io li vorrei menzionare perché Ora, la quantomeno. fattura della pubblicità te la faccio avere dopo. Ok, lei la parcella la mandi al presidente. Va bene. Ci chiama perché a Santo Pietro, lei e Paga tutto lui. lo staff. Perché Le siccome offriamo il menù sarà abbastanza assortito. Vediamo le aziende che Le stanno aziende, allora, consentendo di noi realizzare abbiamo questo. la carne che viene fornita dalle macellerie agricole Bontà e Natura SRL che si trova a Piano San Paolo e dall'azienda agricola Fratelli Polizzi che è in Contrada Commenda. L'azienda agricola Fratelli Polizzi fornirà anche il latte necessario per la cucina, per fare besciamelle, insomma, i cuochi ci hanno fatto questa richiesta. Poi, per quello che riguarda, il vino, avremo la sempre piacevole collaborazione del Nanfro con Concetto Lo Certo Come no? che ci farà assaggiare il suo vino nuovo e ovviamente, vini Daino che. Piccoli assaggini. Piccoli Piccoli assaggini, assaggini. senza esagerare, ma più che altro per rimanere sobri, Sì, non per certo, sono altro. d'accordo. E poi ci sarà l'azienda agricola, l'azienda zootecnica Lo Bianco, di Lo Bianco Marina e Va Circa che forniranno anche loro vino e latte. E un importante contributo, come diceva il presidente Fabrizio Alparone, sarà dato dal dottore Michele Russo con la sua azienda Ficodindia Caudarella. Che è diciamo, un'azienda che ha intrapreso una strada difficile sotto il profilo diciamo, economico di un'azienda agricola, perché fare agricoltura in permacultura significa intraprendere una strada difficile e lunga. Perché in che cosa consiste la permacultura? La permacultura è un modo di progettare l'agricoltura e gli spazi agricoli. Questo per cercare di creare dei piccoli e dei micro ecosistemi autosufficienti sotto tutti i punti di vista. Questo cosa comporta? Comporta ovviamente un rallentamento nella produzione, però cioè, per contro c'è un bassissimo impatto ambientale. Quindi significa all'interno dell'azienda rispettare il terreno, quindi con la sua natura, il Certo. pH, utilizzare delle tecniche che non sono aggressive, anche perché è stato dimostrato scientificamente che le concimazioni chimiche impoveriscono la terra. Chiaro. Quindi d'altronde, per farle capire le dinamiche, il bosco, lei ha mai visto un bosco arido? Ha mai visto un bosco che non ha sottobosco? Eppure là nessuno concima, nessuno, Appunto. giusto? Quindi, ricreare in piccolo all'interno di C'è un'azienda un agricola ecosistema perfetto, dai. un equilibrio fra tutte le componenti Certo, che ci offre la natura. Il caseificio Liuzzo fornirà i formaggi e la ricotta, poi ci sarà l'azienda Bioinvio dell'ingegnere di Geronimo della Valle d'Acate che fornirà le arance, gli agrumi, Biogold, che è l'azienda di Nicolò Lo Piccolo, un componente della nostra associazione, fornirà il suo miele,
anche quello è biologico. Poi ci sarà l'azienda della mia famiglia che fornirà l'olio extravergine d'olivo, la società agricola Fratelli Internullo, e poi ci saranno delle aziende che forniranno tutta la parte degli ortaggi. Fra queste c'è l'azienda agricola Vitale Rosario, che si trova a Granieri, in particolar modo forniranno le patate. Poi ci sarà l'azienda agricola Nicolaci Francesca, che fornirà i peperoni, l'azienda agricola Ali Dorate, che è di Bentrovato Filippo, che si trova a Santo Pietro, fornirà le uova. Poi l'azienda agricola Forgia Dorotea, quella di Alba e quella di Benedetto Grazia forniranno la rimanente parte di ortaggi necessari. Poi ci sarà un contributo molto interessante da parte della cooperativa agricola sociale Terra Nostra, la cooperativa agricola sociale che ha sede a Piano San Paolo, di Andrea Nicosia, il presidente. È un'azienda che... Faccia mangiare, la si mangia bene. Sì, sì, già fatto. E loro fanno una buonissima pizza con farina di Tuminia. E loro, antichi sapori pure. Antichi sapori, vabbè, antichi sapori, il ristorante. Parlando delle aziende agricole, loro ci forniranno, cioè le farine di Tuminia verranno fornite dal Molino Soprano di Franco Di Stefano, e l'azienda di Andrea Nicosia, la cooperativa sociale, lavorerà la farina e la lieviterà con il crescente naturale per poi passarla agli studenti e alle signore che cucineranno i loro piatti tipici, in modo da anche lì chiudere il cerchio sulla qualità dei prodotti. Allora, questa scelta è una scelta fatta per rilanciare il territorio e le aziende del territorio, per far passare un messaggio che l'acquisto a chilometro zero non significa soltanto risparmiare, ma significa soprattutto acquistare prodotti di grande qualità e soprattutto sostenere un'economia del territorio con queste aziende che con tantissimi sacrifici vanno avanti e cercano di arrivare alla fine dell'anno con un minimo di tranquillità. La collaborazione con l'Istituto dimostra che, questa è una mia opinione personale, che forse Santo Pietro in questo momento può salvarsi solo grazie ai giovani, ai giovanissimi e anche agli anziani, che hanno un legame affettivo con quel territorio, che quindi sono custodi di una memoria storica che la classe, diciamo, la generazione intermedia un po' ha perso. Grazie a loro si potrà fare rivivere si potranno fare rivivere quelle emozioni che lei conoscerà benissimo, perché Santo Pietro l'ha frequentato, e i giovani, perché diciamo, aprono la loro mente a questo mondo. Poi con i bambini, neppure a discuterne, perché i bambini, il bosco è un ambiente naturale per loro, noi gli raccontiamo le favole e sono tutte ambientate nel bosco. Quindi io l'unico invito che faccio alla cittadinanza è di stringersi intorno a Santo Pietro e magari ogni tanto i bambini di portarli a visitare il bosco, per fargli capire che un pollo non è quello che si trova dentro il supermercato in celofenato, non è quello Amadori che ha delle piume, che cammina, c'è il gallo che canta, e vederlo di persona, vedere come si pianta un alberello. Insomma, creare un rapporto viscerale con il territorio che può fare solo bene a tutti. Viva la riserva naturale di Santo Pietro. La riserva... Non voglio innescare polemica. No, non... L'ho lanciata così. Una parola sola voglio dire su questo. Anzi, le racconto un aneddoto. Visto allora, non era solo una parola. No, un aneddoto. E poi concludo, vedo che siamo in ritardo. Vero. Un giorno ho fatto una discussione con la mia amica Donatella Scivoli, che lei sicuramente conosce. Come no. E lei mi raccontava di un colloquio fatto con un suo cliente, e lui gli diceva: Santo Pietro ormai è morto. E lei ha risposto: però Santo Pietro è pur sempre un signore. Io aggiungerei che questo signore forse ora è il momento che vada in pensione, che lasci spazio all'erede, ai giovani, a tutti quelli che pensano che Santo Pietro è una risorsa economica per il territorio, per tutti quanti. Fermamente convinto. Sì.
Una curiosità soltanto per chiudere. Lui è legato a Santo Pietro perché c'ha un'azienda agricola su Santo Pietro. La dottoressa Satariano ci sta per problemi col protocollo, con la scuola, ma Fabrizio del Parone, il legame con Santo Pietro di che cos'è? Sono diversi i legami. Uno sicuramente è quello affettivo, perché io vivevo Santo Pietro. Mi basta questo. No, ma poi penso perché penso che ognuno di noi, arrivato probabilmente a una certa età, deve provare a fare qualcosa, un piccolo contributo per la propria città. Ma mi stava bene per quello di prima. L'altro poi diventa praticamente così. E quindi dai, le volevo dire questo, giovani, dai, per una certa età. Ha una proprietà, non lo dice, ma ha una proprietà. No, vabbè, una proprietà, una piccola. È una importanza, è legato a Santo Pietro. Volevo dire questo a integrazione dell'organizzazione della giornata. Dobbiamo ringraziare anche il contributo dell'associazione Il Ramarro Sicilia, Fondo Siciliano per la Natura e il Museo Naturalistico, perché il Museo Naturalistico resterà aperto durante tutta la giornata, e organizzeranno, per coloro i quali si iscriveranno, anche dei percorsi per visitare la zona delle Grandi Querce, che è una delle parti più belle del nostro territorio, e il CEA Messina Onlus, che è un'associazione ambientalista che ci ha supportato molto nell'organizzazione di questa giornata e che addirittura si sta organizzando per fare venire persone nel territorio di Messina che sono interessate a queste azioni che stiamo portando avanti. Speriamo che il tempo ci aiuti, che passi l'allerta, ci dia tranquillità, e saremo a passare delle belle ore a Santo Pietro domenica. Se mi è permesso, visto che si è parlato di morte, bosco di Santo Pietro, una sola cosa. Io ho letto della città di d'Argilla di Maria Attanasio con tanto piacere. E c'è un motivo, secondo me, che un po' tutti ci lega a Caltagirone, a Santo Pietro, ed è una voce interiore che è come una luce che ci può guidare verso percorsi fecondi. Non voglio commentare in maniera diversa quanto sto per leggere di Maria Attanasio, che vorrei tanto venisse a trovarci a dire che cosa ne pensa di questi esperimenti. Il 15 settembre. Spero che ci senta, mi farebbe tanto piacere. Ospite del 15 settembre scorso, non lo ricordo perché fu la prima puntata della nuova stagione, per ricordare Concetta Laferla. Lei scrisse un libro, Concetta Laferla e le compagne, le sue compagne. Prego. Allora, è una calatina. Tra l'altro nata nel 1943, l'anno fatidico del quale ci stiamo occupando con lo stesso Alfio Caruso, con un progetto che in rete con il Liceo Classico, quindi anche questa è una cosa della quale ringrazio la collega, un'altra rete importante. E lei, calatina, scrive così: finché resiste l'argilla e le sue forme, chiedendo se è sonno o morte questo cielo, voce della città oscurata, sei luce, barocca, acquamarina. Quindi c'è una voce interna a noi che è luce su ciò che veramente poi alla fine è bello e ci piace. E che abbiano intercettato la scuola per dirlo ai miei ragazzi, penso che sia per davvero il passo giusto. Va bene, grazie anche di questa citazione di Maria Attanasio, di questo importante libro. Credo che sia uno dei più importanti, uno dei più belli che ha scritto. Alcuni passaggi del festino di San Giacomo, per ricordare un momento storico della città di Caltagirone, il terremoto. C'è una bella descrizione, Maria Attanasio, mi pare che è tratto da quel libro. Quindi quel libro è proprio legato alla vita, alla storia di questa nostra realtà. Chiudiamo questo spazio, l'appuntamento per domenica 9 novembre al Bosco di Santo Pietro a partire dalle ore 9, conferenze, degustazioni, sfilate di moda e tante altre cose, diciamo, ecco, tante altre cose a partire dalle 9 di mattina fino al tardo pomeriggio, ecco, ci sarà da intrattenersi là. Se il tempo, e certamente il tempo si sistemerà, vale la pena di passare qualche oretta nel Bosco di Santo Pietro, nel Borgo di Santo Pietro, per vivere e condividere questa iniziativa del Borgo del Gusto. Grazie alla dottoressa Antonina Satariano, dirigente scolastica delle PSIA di Caltagirone e dell'alberghiero di Mineo. Grazie a Fabrizio Alparone, presidente dell'associazione
Pro Santo Pietro e al vicepresidente Giovanni Internol. Bocca al lupo, ci vediamo alla prossima. Grazie. 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 Arrivederci. Pausa pubblicitaria e continuiamo la nostra trasmissione.